Prova 1, 2, 3, prova. Prova. Paraova. Buonasera, buonasera, arrivo, eh. Arrivo, eccoci qua. Salve. Come la va? Come la va? Vediamo se riusciamo a finirlo stasera, dai. Che io sono ancora molto confuso da questo gioco. Questo gioco mi lascia perplesso. Perplesso e disinibito. Credo. Pronto? Vabbè. Voglio un indizio? Non lo so. Dipende. Quanto è buono questo indizio? È buono? Eh vabbè, grazie Mattia. Grazie mille. È buono? E io non lo so, vabbè, quanto ci mette però a caricare. Dai. Allora, la mia idea era, innanzitutto, spostare l'orologio alle 8 p.m. Però queste cuffie, madonna, stanno peggiorando a vista d'orecchio, e andare a cercare gli inviti. Madonna, se si bugga. Gli inviti che ci mancano, che sono, presumo, il suo, quello della suo, e tutti gli altri. Quindi andiamo a sbirciare un po' la situation degli inviti. Devo andare di qua. Si incastra tantissimo quello. Poi di qua. Perché in teoria noi quello di Clay lo abbiamo già, perché è qua nella brochures. Cosa abbiamo? The Broken Mask Room. Ok, va bene. No, sì, l'avevo aperto qua perché dei guests abbiamo Sixpence e Clay, che quindi immagino siano i due di cui abbiamo gli inviti, presumibilmente. Quindi andiamo a sbirciare. Questa tra quanto muore però, signorina, vuole decedere un po' in fretta e furia? Perché io avrei anche da fare. Non è che posso stare tutto il giorno ad aspettare lei che finisca, eh. Aspettiamo lei che finisca. Perché se no la mia idea, visto che ci ha fatto andare nella cappella e ci ha detto che Sixpence sapeva tutto, avevo pensato, tipo 10 minuti prima di far partire la live, di provare a salvare di nuovo Sixpence e vedere cosa succede. Se però signorina vuole decedere gentilmente che io qua c'ho da fare. Carezza tutta, come tutto. Come tutto umidiccio. Signorina, quando posso entrare mi fa un cenno? Mi fa uno squillo? Risp sul mio? Sì, ma questo non muore. Ho capito. Signorina, io però c'ho da fare. Adesso non è che posso stare ad aspettare lei che si faccia i suoi comodi.
capito, signorina. Ok, questo mi sembra un chiaro segnale della delay di partita. Allora, affrettiamoci. Facciamo sta roba, prendiamo questo invito, prendiamo quest'altro. Non c'ha l'invito! Lei non ha l'invito! E dove lo prendiamo l'invito della cantante? Ah, perché lei era una scultrice, quindi ecco perché tutte le statue avevano la falena. Tutto torna, tutti i nodi vengono al pettine, come dice. Parrucchiere, non so, qualcuno può essere. Comunque, va bene. Però cosa? Non dirmi però. Perché non mi ha dato la cosa? Bla bla bla. Bla bla bla. CPCC, CPCC, buonasera ribellini. Ok. Però non mi ha dato il l'invito della cantante. Da dove lo prendo? Dalla sua stanza? Dalla sua. Da dove? Perché poi lui la butta nella monnezza. Allora io quasi quasi andrei a recuperare gli inviti di quei due che si friggono. E si passava da di lì. Ok, andiamo. Pipirim, pipipipipi. Allora, aspetta, intanto passiamo. Facciamo già scoccare le 8 almeno tempo che arriviamo là. Non dobbiamo stare ad aspettare granché. Ho sbagliato porta. Beep, 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 beep. Ok. È vero, c'era anche questa situazione qua, questa chiave qua non ci hanno mai spiegato a cosa servisse. Ma questa porta qua forse era chiusa prima. O ricordo io male. Cosa sappiamo adesso di questo posto? The waiting room. Particolarmente interessante. Ok, no, io ho sbagliato il tasto. Allora, aspettiamo che questi qua decedano. Intanto leggiamo del teatro. Cosa ci dice del teatro?
Stefano Vescapologi. Va bene, ci sta dicendo che tutto questo era il suo piano fin dall'inizio. Aspettiamo che adesso questi muoiano, così ci possiamo prendere i loro inviti. Ok, e lui si è ferito. Gli dispiace, adesso viene spiaccicato. Benissimo. Bene, è morto. Ma perché mi perseguiti da dietro la tomba, da oltre la morte? Ma resta morto, sei lì morto, cosa vuoi ancora da me? Mi insinua. Dai, decedi. Dai. Tutto infilzato, va bene. Io dovrei prendere l'invito, però. Se si decide a decedere. Ah, ok, deceduto. A posto. Allora, uno. E non posso avere il secondo. Come lo prendiamo l'invito del suo amico? Come lo prendiamo? Perché noi adesso ha dato solo il Gentle Goliath. Ok. E come la trovo? Buonasera Cruciform. Come faccio a trovare l'invito di quello lì? Intanto cerchiamo di prendere l'invito dei due coppi, dei due arrosticini. E poi vado a cercare di risolvere la... Di qua dove si andava dalla statua senza braccia, ok. E poi vado... Non dovevo entrare qua. No, hai ragione, scusa, hai ragione, sciocco io, hai ragione. Perché altrimenti non so dove raccattarli questi invitations. Però avrebbero potuto fare un modo per accelerare il tempo, per l'amor del cielo. Pipipiri. E vabbè ragazzi, aspettiamo. Come la va? Cosa mi raccontate? Voglio l'indizio. Allora, prima vado a vedere se risalvando Sixpence si sblocca qualcosa. Magari mi dice cosa stava cercando. Poi, se non dovesse funzionare, allora chiederò l'indizio, chiederò l'aiuto del pubblico.
anche se non credo che sia quella la soluzione. Però è strano perché diceva di tornare lì nella cappella per risolvere per sapere la verità, insomma, per avere delle delucidazioni. Ci sono andato e non è successo niente. Perché mi aveva detto di raggiungere quella cosa lì per scoprire tutti i miei segreti. Allora, ok, questo dovrebbe darmi il... Non mi dà il suo invito! Questo è un problema. Questo è un bel problema. Allora non lo so come si faccia ad ottenere gli inviti. Se non strappandoli dai loro cadaveri carbonizzati. Non lo so. No, scusami, hai ragione, stronzo io, scusami. È vero, hai ragionissima. Mi spiace. Sbaglio sempre il tasto. Ah, questo passa proprio di qua. E allora non è qua che voglio trovarmi. E allora posso andare dove voglio andare. Allora, infiliamoci nella stanza dei segreti, che poi non è la stanza dei segreti, ma è solo un corridoio che conduce a una stanza che non è dei segreti, che non cela alcun segreto al suo interno, cela solo del risentimento e della delusione. Poi ci mettiamo a riposare questo... No, non era questo, che imbarazzo. Ci mettiamo a riposare a questo orologio, così possiamo resettare il giorno. Dai, dai, veloce, non c'è bisogno. Dai, non c'è bisogno. Il corridoio della grande delusione e del profondo risentimento dei miei confronti verso l'autore. Craccarla però. Ah, vedi? Ah ah! GG. E che invitation è? È l'invitation di Grayson. Ok. Swagger. Jack Swagger. BBB security, va bene. It's so in spades. Che curioso modo di dire. Aspetta, fammi vedere se ci sono degli altri int di semi. No.
No, ok. No, ok. Croupier, no, va bene. Ah, niente. Ok. Non mi ricordo dove si trovava il proiettile, come si faceva a trovare il proiettile. Lo toglieva lui dalla cassaforte? Non mi ricordo. Sì, ok. Ok, prendiamo questo. Spostiamo qua. Andiamo nella stanza del no. Scusa, non è possibile. Come abbiamo fatto all'inizio? Ah no, perché lui prima o poi andava a controllare. Ok. Allora andiamo, rimettiamo il coso al suo posto. Su riporta quell'affare dove stava da retta a me. Da retta a me. Blu blu, e dica. Should have guessed. See through the facade. The facade. Devo vedere dove posso usare i miei poteri. Devo andare nella cappella prima degli altri? Ho capito, qua l'avevo anche già fatto. E lui, ok, lui mi aveva detto... va bene, ma non posso usare i miei poteri da nessun'altra parte. Scusa, ci passa qualcuno da qua? No, di qua non ci passa più nessuno. Qua ci siamo, ce l'avamo già passati, ma non mi sembra che ci fosse da nessuna parte la possibilità. Errore, no, scusami, scusa, no. Sui quadri? L'ho esplorata tutta la cappella. Qua non c'è nient'altro che io possa fare. La vetrata, vaffanculo! Oh, how lovely.
Però mi mancano ancora degli inviti e un sacco di carte, tra l'altro. I cannot control you. I cannot make you part of my world. Sono il caso di far sbagliare la vetrata. Signora, ce lo ridà il pallone. You decide for yourself whether or not this world is the right one for us. Come per noi? Cosa vuol dire per noi? This is Lucas Bonds. The Marquis. Ah, no, vedi, lui è il Marquis. Lucas. Mai Lucas. Come mai Lucas? Per giudicare quest'uomo. Or rather, to sentence him. Quindi non è lui. Non è lui il proprietario. Guilt is not in question. He's a good man. We shall see. Watch carefully. E guardiamo carefullamente. Bestia se guardo carefullamente. Still plenty of time. Oh. Oh. It's risky. Sono la stessa persona. Ma vuoi dire che sono la stessa persona perché lui non è riuscito a scappare? E quindi poi lo trasferiscono nel laboratorio e lo forzano nell'altra maschera? Che ansia. Stanno esplodendo prima del tempo le bombe? Ho fatto casino, ha toccato. Fa segno della croce. Somewhat broken. And there you have it, Boone. This man set a fire in his own mansion.
for nothing more than the insurance. They didn't truly die to giant spiders or demon fish or crushing cages. They died in the fire that this man set. Under some flare. This isn't happy. You don't know. We will wait, Boone, if you can figure it out. If you wish to save this man, then go ahead. I will not stop you. Okay. Ok, sono già collegato a questo orologio. Ok. Ah, di giù non posso scendere. Devo aspettare che lui se ne vada. The Stroke of Midnight. Ecco perché l'orologio non va mai oltre mezzanotte. Ok, aspettiamo che esca e scendiamo. Però lui prima deve già ritornare con la bomba. Questo. Io non ho idea del perché di cosa io abbia fatto. Ah, perché così poi mi posso ritrasferire prima che lui vada a prenderla. Quindi scusami, se io adesso faccio ripartire il giorno, sono nella stanza della bomba prima che lui vada a prenderla. Giusto? Giusto, ok. Ok. Quindi le bombe sono tutte nei... Ah, wild cutter. The timer. Ok. Lafcadio, what are you doing here? You have to leave. Down. Duro.
You have a child on the way, you know? In this mansion. Ho capito, ma non c'è bisogno di bruciare tutto. Was somewhat thrilling. Ma lei non... Oh! È lui, è lui. Ma quindi era morta anche la moglie, giustamente. Vedi? Era lui. Era lui che poi era rimasto... Si era lanciato dalla finestra, era sopravvissuto e l'avevano messo lì nel tavolino. Don't you see, boom? This is how I keep them alive. Cazzi. He murdered everyone dear to him. One terrible act that he has wished he could take back. Every second that he has lived since. E Lucas. E lui è Darth Vader, Lucas. Squishy squashy. And Lucas? L'Afcadio. L'Afcadio boom. It's time. We must go to see him. Il mostro? Ma dovevo esplorare lì? Mi dava delle cose? Mi dava delle carte? E la stanza del... E quindi questi sono tutti dei Lucas? Sono tutti dei Lafcadio? Ho capito, sono tutti la stessa persona? Più di 40 anni. Ti sei punito abbastanza. Sei quasi morto quando sei caduto.
in sorpresa. Oh! Quindi lui è tipo in è tutto un sogno. Questa è tipo la fine, quella di Doraemon, che dicono tutti che Nobita in realtà era in coma e Doraemon non è mai esistito. Nel tuo cuore di cuori sapevi che non avrei voluto che soffrissi per sempre. Enough would be enough. Today can be that day, Lucas, if you want, if you are ready. You don't have to forget. You only have to forgive yourself. Just enough to live. Sono Nobita. His very appearance is painful for me to look at. Just as my appearance is painful for you. He's the king of this mansion. He's perhaps the purest glimpse into your soul, my love. Frail, ragged, alone. But beyond powerful. Enough rage and pain and grief to destroy and rebuild this mansion 100,000 times over. Trapped down here, watching his friends murdered over and over and over through these mirrors. He's the king of this mansion, but a puppet king. Time to release him from this torment. Attacca la spina? Take your mask, Lucas. One other option. Walk away. Use the watch. Let the party start again. We will all be here. Your friends will be here. Your mansion, your memories. You don't have to let them go. It's your choice. Allora, da un lato lo farei ripartire per cercare le cose che mi sono perso, per cercare gli inviti e cercare le carte che mi mancano. Dall'altro però non vorrei il finale con lo stronzo. Con lo stronzo dove lui continua a torturarsi per sempre.
tutto il romanticismo. Premo A, ok? Scusi? Sento. Bello, bello. You had a way of lighting a dark room with nothing. Comunque, ciao Mick, spero che faccia... Comunque era Shadow 666, per essere precisi. Bello, bello. Sono... Non è vero, Mick, adesso ne ho finiti un po'. Qualcuno l'ho finito. Però bello. Bello, bello. Sono curioso. Sono curioso di sapere come sarebbe stato l'altro finale. E sarei curioso di sapere cosa ci fosse nella stanza delle carte. E cosa mancava? Sì, Borderlands 2. Beh, la storia principale l'ho finita di Borderlands 2. Però bello, bello, mi è piaciuto. Sono contento. Grazie ancora Francesco per avermelo donato. Bello, bello. E niente. Quindi vediamo se c'è una scena post credit. Non so se saltare i titoli di coda per vedere se c'è una scena post-credit. Ma non credo. Non penso che faranno mai Sexy Brutal 2. Ma tutta sta gente, non c'era bisogno. Hai capito? Localization team, c'erano due lingue, c'era bisogno di tutta sta gente? Era un pretest. I babies. Grazie a queste persone per qualche motivo. Grazie. Additional time pure. Ho capito, l'hai già ringraziato una volta, basta. Grazie. Certo. Naturalmente. Grazie a voi. Davvero, non c'è di che. Prego. Ah, ok, così. Scusa, se faccio start mi fa il New Game Plus? Sì, però dovrei selezionarlo, giustamente. Scusa, continue game. Quasi commossa, addirittura? Troppo. Ah, ok, ripartiamo. Va bene. Ma adesso non c'ho sbatta. Secrets. E vabbè, queste sono tutte che sappiamo. Tutte cose che sappiamo. The Room of Old Habits? Che è? Ma che è sta roba?
Ma che è sta roba? The Sinful Preacher. Non ho capito. Comunque, va bene, principessine, signorinelle, io vi ringrazio per essere stati insieme a me anche questa sera e per avermi accompagnato durante questa avventura incredibile. E niente, direi che vi auguro una buonanotte, vi spedisco nella fancy sfera e ciao zio. Eh?